Il Pescara prova a lasciarsi alle spalle i problemi del campionato e si immerge per 48 ore nella Coppa Italia per una partita, quella di domani alle 18 al Tardini, contro il Parma, che si giocherà senza l'attenzione del risultato a tutti i costi dopo il pessimo inizio di stagione da un punto in 5 gare e con la possibilità di testare giocatori che hanno avuto finora meno spazio. Partita secca, dunque, con possibilità di supplementari e calci di rigore in caso di eventuali parità. In palio c'è il passaggio al quarto turno per affrontare la vincente di Cosenza Monopoli in una parte del tabellone che porterà a vedersela con la Lazio agli ottavi di finale. Oddo potrebbe dare spazio ad esempio a Rodrigo Gut, il giovane difensore arrivato in prestito dall'Atalanta, finora mai impiegato. Non è da escludere anche la titolarità di Alastra tra i pali, lui che è di proprietà del Parma e che è tornato a Pescara dove era stato fino ad agosto per sostituire Del Favero che si è fatto male proprio parando il rigore decisivo nel turno precedente contro il Notaresco. Fernandes, Riccardi, Belloni, Capone sono tutti calciatori che possono ambire ad una maglia dal primo minuto, accompagnati da alcuni senatori. La squadra in mattinata ha effettuato il giro di tamponi, poi rifinitura al Poggio, pranzo ad Ecco Hotel e partenza verso l'Emilia. Restano in Abruzzo Raul Asensio e Damir Seter. Lo spagnolo difficilmente ci sarà lunedì prossimo a Lecce, ma ieri dai social ha provato a lanciare un messaggio di ottimismo circa un suo prossimo rientro in campo. Per Seter salgono sensibilmente le quotazioni di una sua presenza al Via del Mare e Oddo riavrà almeno un centravanti di ruolo. Ovviamente non ci sarà Mirko Drudi, che domani svolgerà gli esami strumentali che chiariranno l'entità dell'infortunio riportato col Frosinone. La prima sommaria diagnosi parla di stiramento al collaterale del ginocchio sinistro, che vuol dire un mese abbondante di stop. L'avversario è un Parma che è partito con qualche affanno di troppo in Serie A, una vittoria, un pareggio, quello strappato in rimonta con lo Spezia due giorni fa, e tre sconfitte. Difficoltà anche prevedibili in una fase di transizione passata per un cambio della proprietà e di figure fondamentali come direttore sportivo e allenatore, con l'ex Lecce Fabio Liverani al posto del pescarese Roberto D'Aversa. A complicare le cose anche il Covid che ha colpito la rosa con la positività di diversi calciatori. Tra questi anche gli abruzzesi Jacopo Dezzi e Roberto Inglese, che si sono negativizzati e da ieri sono tornati a lavorare in gruppo. Restano invece indisponibili Brunetta, Bruno Alves, Osorio, Scozzarella e Valenti. Sarà però la partita di Gaston Brugman, che da 15 mesi è un calciatore ducale e che quando ha lasciato il Pescara ne era il capitano. 5 stagioni e mezzo in biancazzurro con 169 presenze e 20 gol. I numeri dicono tanto anche del grande attaccamento a Pescara del centrocampista uruguaiano, che ha saputo ritagliare uno spazio importante col Parma nella massima serie. Direzione di gara affidata a Simone Sozza della sezione di Seregno.